che mi piace tanto questa curva da mano, è molto futuristico. Max, sei grande! È arrivato, c'è stata questa cosa degli schiaffetti in faccia. Uno che provo è quanto fatica quindi no, no. Sì, molto, infatti non conosco più. E infatti, questa è la mia cosa, perché abbiamo letto le tue dichiarazioni, tu hai detto, sono stato un pollo, perché è un grande campione. Non deve cascare con l'opzione. Ho studiato, vedi, piccole o grandi che siano le dichiarazioni. E noi ti abbiamo mandato il nostro complice Alessio, ieri, sì, sì, ha seguito un po' per il fatto. Però io qua fino a detto tu sei delle ieri, ci sei andato un pochino vicino, chissà se la mettete con la lingua del tutto, sei delle ieri, ci sei andato un po' vicino, sei proprio lì che però perché lui ha come se era il mio scapolotto prima, il scapolotto ma quando si vero? Vero? Vabbè, suggeritore? Il suggeritore? Ti piace? Gatto. Cioè, all'inizio la sei un attimo nervosito. La seconda volta ancora un pochettino, ma sei andato a vedere grandissimo. Ce l'ho fatta, però è stata difficile perché ti ho detto due colpettini prima, due colpettini dopo. Non so se hai visto, ma sai, mi ha dato un po' botte sulla testa una volta, la seconda. Allora guarda, ma chi è? Sarà un mio amico, ma non l'ho mai conosciuto. E adesso è venuto qua a farti i complimenti. Sarà nervoso. Lo capisco. Farti i complimenti perché ti abbiamo provocato e tu sei riuscito a superare questa prova strovettina, via. Sì, dai. Perché, se me lo dicevate prima facevo ancora meglio. Purtroppo siete delle iene, sei ragione, siete delle iene. Allora, una volta per tutto, grande campione. È un grande campione. Va bene? Grande campione, non ho studiato. Tu. Non ho studiato. Grande campione.